Niente scudo, la Commissione Finanze della Camera giudica inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre l'immunità penale per l'ex Silva, in quanto la materia sarebbe estranea al decreto fiscale. Uno stop che riporta ai nastri di partenza la questione sullo scudo, contestato da gran parte dei 5 Stelle che comunque avevano già detto che non lo avrebbero votato. Forse voi non avete dimenticato un aspetto. Io non sono al governo. Andate al governo e chiedete se ci sono queste intenzioni. Però questione dell'ex Silva che diventa anche vicenda giudiziaria. Tra oggi e domani i commissari dello stabilimento tarantino dovrebbero presentare il ricorso alla citazione di rescissione del contratto da parte di Mittal. Si continua comunque a trattare, anche se sono minime, le speranze di riportare il gruppo franco-indiano al tavolo del dialogo. Questione dell'ex Silva che si incrocia con la manovra asili nido gratis dal 1 gennaio e modifiche alla tassa sulla plastica tra le novità, ma per Renzi non è sufficiente e chiede un piano di investimento per rilanciare l'economia. Presentato invece dalla Lega un emendamento salva Venezia da 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza.